Il corpo di Giovanna Pedretti, 59 anni, è stato trovato ieri a pochi metri dalla sua auto nelle acque del fiume Lambro, vicino a un ponte di Sant'Angelo Lodigiano. A denunciarne la scomparsa, poche ore prima, era stato il marito. Giovanna era la titolare di questa pizzeria. Lo vedete, oggi le saracinesche sono abbassate, che era finita al centro della cronaca qualche giorno fa per la risposta a una recensione. Un cliente che si lamentava della presenza in questo locale di persone omosessuali e disabili. E la risposta garbata ma decisa di Giovanna: non torni più da noi. Una recensione, una risposta troppo simile a quella pubblicata un anno fa da un altro ristorante, al punto che in molti, tra cui Selvaggio Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biaggiarelli, avevano sollevato dubbi sull'autenticità di questa recensione. In poche ore Giovanna si è quindi trovata a dover rispondere di un'accusa che potrebbe averla spinta a un gesto estremo e disperato. Io penso che non abbia retto a quello che è stato detto. Era una persona sincera. So che l'ho salutata venerdì e oggi ho saputo questo. L'attività andava benissimo, si faceva difficoltà venire a mangiare qua perché era sempre pieno. Si immagini che Giovanna, quando ha organizzato la pizzata solidale e io gli ho fatto i manifesti, lei mi ha chiesto di togliere il marchio delle Vignole perché non voleva fare una pubblicità alle Vignole, voleva fare la pizza solidale per la gente. E che questa cosa qua secondo me è stata veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Era una mia amica, grande amica, era una persona di cuore. Lei abbracciava tutti, ti diceva io ti voglio bene, e adorava il suo lavoro, le persone. Lei era la zia Jo. Giovanna non ha lasciato biglietti d'addio. Sulla vicenda la procura di Lodi ha aperto un'inchiesta, per ora senza ipotesi di reato, e ha disposto l'esame tossicologico e l'autopsia sul cadavere, oltre ovviamente all'esame sul PC e sul cellulare di Giovanna. Allora.